È il quartiere Travaglio, il vincitore della provaccia della 53esima apertura delle cacce, prova che anticipa e, in alcuni casi, preannuncia il destino dei quartieri di Montalcino chiamati a sfidarsi nella gara di domani, domenica 9 agosto. Con 98 punti, il Travaglio ha trionfato in questo caldo pomeriggio di agosto e niente hanno potuto gli altri quartieri che hanno seguito il popolo di Santa Margherita in questo ordine. Al secondo posto, con 85 punti, la Ruga, rappresentata da Mario Fedolfi e Giuseppe Montalto. Il Borghetto ad 83 punti, con Emilio Parri e Alessandro Tognazzi. E a 71 punti, il Pianello, rappresentato da Serena Pacenti e Silvano Tarducci. Spetterà dunque al Travaglio, rappresentato da Tommaso Cortonesi e Amedeo Cencioni, domani, scegliere l'ultima distanza di gara e la corsia prediletta. Siamo con Andrea Ricci, il capitano degli Arcieri del Travaglio, che si è appena aggiudicato la provaccia dell'apertura delle cacce numero 53. È di buon auspicio questa vittoria di oggi pomeriggio? Come hai visto i tuoi arcieri? Ma speriamo intanto che sia di buon auspicio per domani, però naturalmente sì, oggi abbiamo fatto effettivamente una buona prova, abbiamo tirato bene, abbiamo cercato di fare quello che ci siamo imposti di fare, sia tecnicamente sia mentalmente. Però naturalmente non abbiamo fatto assolutamente niente. Domani si riparte tutti da zero. Chi ha sbagliato qualche freccia in più sicuramente domani non la sbaglierà, quindi bisognerà essere molto concentrati, attenti. Naturalmente un po' di fiducia questa prova ce la dà, però bisogna lavorare tanto. Aggiudicarsi la provaccia significa anche scegliere l'ultima distanza di domani. Quanto è importante questa carta in più che vi potete giocare domani? Ma diciamo che è importante perché magari noi che la conosciamo già e la scegliamo, abbiamo la possibilità di provarla, però ormai oggi gli arcieri sono così bravi e così preparati che non fa tantissima differenza. Noi abbiamo a volte scelto delle distanze che ci parevano congeniali e poi si sono rivelate magari sbagliate o più favorevoli ad altri. Così magari viceversa quando le hanno scelte altri. Quindi è un piccolo vantaggio che noi cercheremo di sfruttare, ma naturalmente non sarà quello che farà la differenza.